tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un 28enne fanese motociclista esperto. 5 aziende visitate dai ladri nella zona industriale di Bellocchi, pochi soldi e molti danni. In Basilica celebrazioni a ogni ora per la ricorrenza del santo patrono, il vescovo Paterniani. Se riaccende il braciere che dà ufficialmente il via alla Fano dei Cesari. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Ieri, poco dopo le 20, un altro brutto incidente stradale, un altro motociclista è finito in gravi condizioni alla Torrette di Ancona. Il servizio con i particolari di Lino Balestra. Ieri è stata una giornata nera a Fano, sul versante dell'infortunistica stradale. Due gravissimi incidenti si sono verificati nel giro di nemmeno 6 ore, a distanza l'uno dall'altro, e in tutti e due i casi a riportare le conseguenze fisiche più gravi sono stati 2 motociclisti. Dopo il pauroso schianto in via Papire delle 14.30, dove si è dovuto ricorrere all'eliambulanza per trasportare d'urgenza al Torrette di Ancona il 47enne scooterista per le conseguenze dello schianto contro un'auto, a dover essere trasportato da Ancona per essere operato d'urgenza, è stato Marco Talamelli, di 28 anni, fanese, molto conosciuto in città, per essere il bagnino dei bagni La Baia di Baia Metauro, gestito dal padre, Mauro Talamelli. Marco, ieri sera, dopo le 20, è partito in sella alla sua moto di grossa cilindrata dal bar Arcobaleno di Cucurano e dopo un centinaio di metri, poco prima delle scuole elementari sulla Flaminia, ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada sulla destra, andando a schiantarsi dopo una decina di metri contro una colonnina dell'Enel, dopo aver abbattuto 2 coperture in muratura di contatori dell'acquedotto e sfiorato una pesante pianta. Sbalzato dalla sella della sua moto e poi rovinosamente caduto a terra vicino a un'abitazione, mentre la sua moto ha terminato la corsa impazzita dall'altra parte della carreggiata, vicino all'ingresso della scuola. Mauro non è un novellino, è un motociclista esperto e coscienzioso, ancora da decifrare quindi le cause della perdita di controllo, ma forse la sua uscita di strada è dovuta alla perdita di aderenza del pneumatico anteriore, per cause ancora da definire. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri sera d'urgenza è durato 8 ore per ridurre le fratture scomposte a bacino, gamba e braccio destro. Nella rovinosa caduta, inoltre, il 28enne ha riportato lesioni al fegato e a un polmone, oltre che la rottura di alcune costole. Ora i medici lo tengono in uno stato di sedazione controllata, in attesa di sottoporlo a nuovi interventi. Tantissime in queste ore le testimonianze d'affetto e di incoraggiamento di amici e conoscenti sulla pagina Facebook del padre, dalla quale è stato dato il triste annuncio del brutto incidente occorso a Marco. Un altro cassonetto della carta è stato dato alle fiamme la notte scorsa in Viale Cesare Battisti a Fano. Qualche sera prima ignoti avevano incendiato invece quello in Viale Adriatico sul lungomare di Sassonia. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato. All'arrivo dei vigili del fuoco il cassonetto presentava un buco di una decina di centimetri, il che fa pensare a qualcosa di esplosivo utilizzato dal piromane per appiccare il fuoco. Nella zona sono presenti diverse telecamere, pertanto il piromane potrebbe avere le ore contate. La notte scorsa i ladri hanno visitato 5 aziende nella zona industriale a Bellocchi di Fano. Bottini magri, ma decine di migliaia di euro invece di danni. Una vera razzia e tanta devastazione ad opera di ignoti è stata compiuta la scorsa notte nella zona industriale di Bellocchi in via Ugo La Malfa.
oltre 5 aziende e attività economiche prese di mira probabilmente dallo stesso gruppo di malviventi. Intorno alle 3 di notte, una falegnameria, uno studio commerciale, impiantisti ed anche un noleggio di attrezzature per catering. Si ignora il criterio della scelta degli obiettivi. Data la loro diversità e analizzando i bottini, viene da pensare ad una scelta più che altro casuale, dovuta alla ricerca di facili bottini e anche contanti per lo più, dato che sono stati lasciati sul campo custodi attrezzature, macchinari e rame, per portare via in alcuni casi pochi spiccioli. Ma ad essere salato, anzi salatissimo in questi casi, è il computo dei danni, migliaia e migliaia di euro. Anche il noto pastificio Montagna è stato un obiettivo dei malviventi, entrati nel quale col muletto parcheggiato dentro il capannone in retromarcia hanno sfondato un muro confinante, forse con il loro vero obiettivo, un'azienda di impiantistica idraulica ed una adiacente di automazioni. Uffici e magazzini tutti sottosopra, carte sparse per tutto il capannone, bottino scarno a dispetto di tutto il materiale presente, completamente ignorato dai ladri. Poi, passando di capannone in capannone, sono andati dalla No Problem, che noleggiano attrezzature per esterni, dove, non trovando altro che tovaglie e bicchieri, hanno fatto una piccola pausa merenda mangiandosi le albicocche tenute nel frigo dalla titolare, ma portando via però una scala utilizzata nel successivo obiettivo, la ditta adiacente, la Metal Nova, che produce dischi da taglio per macchine da falegnameria, dove hanno forzato una finestra sul retro per introdursi nel reparto amministrativo, dal quale hanno portato via 3 monitor da PC, nuovi di pacca. E poi, eludendo le cellule dell'antifurto, sono passati al piano superiore, dove si trovano gli uffici della commercialista Fiammetta Rinaldi, mettendoli completamente a suo quadro e sparpagliando centinaia e centinaia di documenti in ogni stanza. Divelti poi con la forza alcuni sportelli di 2 mobili chiusi con dei lucchetti, pensando probabilmente ci fossero dei contanti al loro interno. Per finire in bellezza, poi poco lontano da questa fila di capannoni hanno preso di mira un'azienda di una falegnameria, la CHO, alla quale hanno completamente distrutto il portone d'ingresso e dalla quale poi sono fuggiti, una volta accortisi che uno dei titolari era al suo interno che dormiva. Diciamo di sì, ci siamo svegliati un po', sì, perché tanto per quanto sia qui è una stupidaggine, non hanno preso niente, però i danni li hanno fatti. Molti danni, tutto il... insomma, il... I danni è il portone. Il portone, sì. Da dentro non hanno portato via niente? No, niente. Qui di sicuro sono accorti che è caduto, non lo so cosa volevano fare. Insomma, adesso badate il portone perché... Sì. Quello è che purtroppo va, queste cose queste. Oggi è un giorno di festa, c'è anche insomma, gli operai non ci sono, quindi. Sì, ma tanto cosa gli fai? Bisogna che prendano le misure e cominciano a fare, questi bisogna farli su misura. Su misura. Perciò un po' di tempo, adesso cerchiamo di tamponare come si può. Sì, così. Ancora atti vandalici contro la casetta dei libri posizionata nella piazzetta del quartiere Sant'Orso a Fano. A nulla sono serviti gli interventi di riparazione a spese dei residenti. Questa volta però potrebbe essere l'ultima volta. Infatti la polizia sta visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e quindi presto verranno individuati gli autori e denunciati. Il 10 luglio Fano festeggia il suo patrono, San Paterniano Vescovo, e nella basilica a lui dedicata sono state celebrate numerose funzioni religiose. Fano TV ha trasmesso in diretta quella solenne con il Vescovo Trasarti. Oggi 10 luglio è la festa del santo patrono a Fano, San Paterniano, probabilmente il primo vescovo di Fano, santo protettore anche di Grottammare e, uscendo dalle Marche e andando in Romagna, anche della città del sale, Cervia. Oggi, per la città della fortuna, invece, è un giorno di celebrazioni religiose e di festa assieme, che culmina con l'ormai imperdibile tombola in piazza, un appuntamento popolare a cui fanesi e turisti non vogliono mancare.
tombola in piazza, il cui ricavato, è bene ricordarlo, sarà devoluto in beneficenza per sostenere la mensa dei poveri, opera Padre Pio di San Paterniano, appunto. Ma la giornata celebrativa è iniziata molto presto. Questa mattina, con inizio delle funzioni religiose nella Basilica del Santo, sin dalle 7 di questa mattina, per poi arrivare alle 11 alla presenza delle massime cariche cittadine, civili e militari, presiedute dal Vescovo Armando Trasarti, che ha sottolineato come il concetto dell'accoglienza e del dialogo sia il segno distintivo del Santo, richiamandoci con forza quindi al nostro compito di cristiani in questi tempi di grandi flussi umani. Oggi un santo evangelizzatore ci dice, ieri come oggi, che la fede bisogna non solo professarla ma anche narrarla con le parole e con la vita. Narrarla, e la narrazione è la trasmissione orale e visibile della fede. Questo credo sia il grande compito oggi, soprattutto al mondo giovanile, ma anche al mondo della sofferenza, perché no, anche al mondo civile. Questa gran confusione che a volte sembra starci, eppure dentro questo tempo, che non è il peggiore di tutti i tempi, credo che ci sia un avvenire e una speranza. Una giornata di festa per la maggior parte dei fanesi, che sia sì di svago, ma anche che serva per riflettere sui vari aspetti della nostra società in grande evoluzione e trasformazione, all'insegna del santo protettore della città. San Paterniano è stata una grande figura, e anche dall'omelia del Sua Eccellenza il Vescovo le parole sono quelle della speranza, sono parole di partecipazione e di non girarsi dall'altra parte, ma di aiutare, di essere attivi nella società e avere rispetto degli altri. E quindi queste giornate, oltre ad essere un momento di festa, sono anche un momento di riflessione, sono un momento di condivisione, sono un momento per vivere anche la comunità a cui si appartiene. Come di consuetudine, quindi l'appuntamento in piazza 20 settembre per i possessori del biglietto, ma anche per acquistarlo scaramanticamente all'ultimo venuto alle 21 di questa sera. Per poi aspettare che dal bussolotto tomboliere le mani innocenti di un infante volontario regali la benevola sorte al prescelto di turno alle 22.30 circa. Numero 36. Con l'accensione del braciere al Pincio di Fano, ieri sera si è aperto ufficialmente la Fano dei Cesari. In un'area del Pincio che a fatica è riuscita a contenere i tanti fanesi e i turisti presenti, si è dato il via alla manifestazione più attesa dell'estate, la Fano Infortune, Fano dei Cesari. Alcune vestali sono scese in formazione dal bastione del Nuti portando il fuoco sacro degli dei. Ad attenderli ai piedi della scalinata il sindaco Massimo Seri, nei panni di Cesare Augusto, che ha impugnato la fiaccola e dato le fiamme al braciere. Cittadino ha passato poi il fuoco al vice sindaco e assessore al turismo Stefano Marchegiani, il quale l'ha distribuito agli organizzatori dell'evento, alle quattro fazioni, ai commercianti, alle associazioni e a un rappresentante del centro storico. I vari soggetti lo custodiranno simbolicamente nei vari punti della città. Siamo partiti alla grande, grande movimento nella città, e penso che poi la conclusione straordinaria arriverà con la parata, la straordinaria parata e la corsa delle bighe di domenica. L'accensione del braciere è stata anticipata da un corteo partito da Piazza 20 Settembre, che ha sfilato lungo Corso Matteotti fino all'Arco d'Augusto. Terminata la cerimonia di apertura, i vari protagonisti hanno raggiunto il tavolo dei relatori, dove il professor Luciano De Santis ha dato il via alla conferenza intitolata Miglio dopo miglio, quattro passi sulla Via Flaminia. Un vero e proprio viaggio da Fano a Roma, descritto con grande passione e coinvolgimento, con il supporto dei militari della colonia Iulia Fanestris, che hanno impersonato le parole del relatore, rendendo il momento ancor più interessante. Sì, si è dato il via ad un grande evento che si preannuncia importante dal coinvolgimento che questa manifestazione ha dimostrato fino adesso. Tanti commercianti che hanno allestito la propria città, quindi hanno fatto un lavoro fantastico, tante fazioni che si sono unite per gareggiare
per fare delle dispute bellissime in questa Fano dei Cesari, e una Fano dei Cesari che parte con tanti gruppi che arriveranno da fuori, una città che si prenderà stupenda, e per arrivare a quella che è la festa di Baccanalia e poi la parata storica e la Corsa delle Bighe. La serata, condotta dal presentatore ufficiale dell'evento, il giornalista fanese Massimo Foghetti, è terminata con un momento di pura dolcezza. Come ogni manifestazione che si rispetti, non poteva mancare il taglio della torta, una piccola opera d'arte realizzata per l'occasione dal maestro pasticcere Stefano Ceresani. Gli ingredienti per questa inaugurazione, per questa giornata fantastica per quanto riguarda la Fano dei Cesari, può essere soltanto i dolci che facevano i romani facevano i dolci basati in miele e mandorle. Io ho rifatto una torta che sostanzialmente ricalca i dolci antichi, i dolci di domani, che poi sono le mandorle e il miele. Non solo, perché vediamo anche dei cavalli, una biga. La biga col cavaliere e i cavalli che corrono in ricorrenza appunto per questa fantastica giornata. Lei ha coordinato tutto il centro storico, c'è stata una grande partecipazione. Sì, siamo veramente molto soddisfatti perché la città è tornata a dare una risposta molto positiva, con una partecipazione numerosa e anche una disponibilità ad esserci. Era davvero questa una manifestazione molto attesa, e lo ha dimostrato non solo, anche, voglio dire, anche questa sera sono presenti tutti gli esercenti, questa a noi basta, anche perché è una ripartenza davvero voluta e significativa. Noi siamo molto contenti perché credo che appunto sia un grande ritorno, e che sia il ritorno dell'unione praticamente di tutti i commercianti, di tutto il centro storico, di tutta la gente, di tutti i fanesi, perché credo che appunto la Fano dei Cesari sia un qualcosa che unisce le gente, unisce le masse, e quindi ci aspettiamo veramente un grande ritorno. C'è stata una grandissima adesione da parte di tutti i commercianti, tutte le persone che si sono vestite, che comunque hanno contribuito a fare festa, quindi penso che sia l'inizio veramente di una, speriamo, di una lunga serie di Fano dei Cesari, di riedizioni della Fano dei Cesari. Siamo contenti, e molto che aspettavamo questo evento, e quindi siamo contentissimi. Lei aveva già partecipato alle passate edizioni? Io ho sempre partecipato e ho vari vestiti, quindi riutilizzato, rifatto nuovi vestiti, quindi... Per te invece è la prima volta o già avevi partecipato? No, già ho partecipato. Lei ha partecipato con me nelle braccia, quindi... Avete ancora le foto, dei ricordi? Sì, molti. Che effetto ti fa guardare quelle foto e invece anche domenica sfilare in prima persona, in piedi quindi, sfilare perché era in braccio? Per cui... Sì, sono eccitata perché sono contenta, sì. Molto emozionata, sì. Anche noi siamo emozionati. Vitruvio, un grande ritorno. Un ritorno e una grande attesa, perché io sto ancora aspettando Ottavia, ovvero la sorella di Cesare Ottaviano Augusto, con il suo dito puntato verso Roma. E la sto ancora aspettando, sono 2009 anni che l'aspetto e ancora non arriva, perché... Voi non lo sapete, ma stasera ve lo voglio svelare. Io e Ottavia ci amavamo alla follia. E lei amava il mare, oltre che il sottoscritto. E il nostro nido d'amore era proprio la colonia Iulia Fanestris. Venerdì sarà il giorno dedicato ai giochi e alle gare, tante e spettacolari quelle messe in campo dall'organizzazione. Venerdì 13 alle ore 18:30 ci troveremo qui nell'arena del Pincio, dove sarà stesa della sabbia, e faremo appunto una revocazione anche dei giochi storici romani.
e ci saranno varie attività. Partiremo con 4 campi in simultanea, dove verranno coinvolte alcune società sportive, e si rievocherà appunto l'attività come l'Arpastum, che è un'attività praticata anticamente dai militari che come passatempo appunto praticavano questo gioco simile al rugby. Poi avremo in un altro campo in simultanea un'attività chiamata Trigon, e appunto si giocava a gruppi di 3 con una palla piena d'aria, e un'attività simile alla pallavolo, reinventata un po' in stile moderno, abbiamo ricreata un po' simile alla palla avvelenata. E poi avremo anche un'attività legata all'antico pugilatus caestris, che sarà animata appunto dall'Audax Box Metauro, dove metterà a disposizione 4 pugili che prenderanno le vesti delle fazioni appunto e si sfideranno tra loro. Delle attività legate all'atletica, come il lancio del peso, reinventato un po' in stile moderno e chiamato lancio della sfera della fortuna, e avremo anche una corsa di 100 metri che invito tutti ancora ad iscriversi, visto che sono aperte le adesioni, perché non abbiamo un numero chiuso, in cui si correrà appunto dall'Arco d'Augusto verso Porta Maggiore, appunto una corsa di velocità. Poi la chiusura finale del gioco leggendario, così mi piace chiamarlo perché è una rievocazione storica, del Ratto delle Sabine, appunto questa leggenda che attesta come i Romani, costituita la città, si resero conto di avere poca popolazione, allora andarono dal popolo vicino appunto a rubare le fanciulle per appunto popolare di più Roma in tempi più veloci. E alla fine di questi giochi si darà inizio poi a una caccia al tesoro, che verrà chiamata la caccia al volto di Ottavia, dove appunto squadre di partecipanti si riuniranno intorno a questa ricerca del volto di Ottavia all'interno del centro storico. E alla fine della caccia al tesoro poi ci sarà una premiazione che avverrà il giorno seguente sul palco. E ci sarà anche alle ore 21, appunto inizierà sempre qui in Arena del Pincio l'elezione della Miss Fanum Fortune, che è curata da Francesca Cecchini. Dobbiamo dire, poi chiudiamo la pagina della Fano di Cesare, che anche il Fano Rugby è tra le società sportive coinvolte, e per chi vuole partecipare alla caccia al tesoro bisogna scaricare il modulo di iscrizione dal sito della Proloco. Non è obbligatorio in questo caso essere in costume romano per partecipare. Allora, detto questo, adesso andiamo a Mondolfo, perché c'è il terzo appuntamento venerdì alle ore 21 con la rassegna Non a voce sola, promossa dall'associazione Antelitteram e dallo studio Salvucci, una rassegna itinerante in giro per le Marche per parlare al femminile delle varie protagoniste della poesia, della filosofia, della narrativa, musica e arti. L'appuntamento è ai Giardini della Rocca di Mondolfo e vedrà come protagonista e ospite Serena Dandini, la nota autrice e presentatrice, parlerà del suo ultimo libro, Il catalogo delle donne valorose. Serena Dandini raccoglie e racconta le storie di 34 donne ribelli, combattive, fuori dagli schemi, coraggiose, che hanno lasciato un segno nella storia, dando voce a una realtà sommersa e messa in ombra sotto quello che ancora oggi sembra essere stato il mondo dei padri. Domani sera il telegiornale, dopo il telegiornale o dopo Occhio alla Notizia, seguirà un approfondimento in studio sul tema della sanità con ospite il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco c'è Viaggio nella memoria, poi In cucina con lo chef e uno speciale dedicato al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. L'informazione su Fano TV torna domani mattina alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Buona serata.